Scusate, sto mangiando della frutta secca e al volo, questa mattina molto velocemente, volevo condividere con voi una cosa che mi è successa. Una cosa troppo carina, troppo simpatica. Mi hanno regalato un rifiuto. Sì. Sapete il rifiuto, quello che si butta. Penso che anche voi abbiate avuto qualche volta in regalo un rifiuto, cioè non penso che non sia capitato anche a voi. A me è capitato. Per il mio compleanno. Vi dico un attimo. Vedete? Questa è la busta del mio regalo. Non stavo scherzando, è un rifiuto. Adesso vi faccio vedere. Aspettate e vedete. Intanto vi consiglio, mangiate la frutta secca che fa bene, eh. E bevete anche molta acqua, che fa bene. Al volo, quindi vi mostro, facciamo l'ASMR stamattina. Vi mostro, vedete, questo è il nome del negozio. Vesto Pazzo. Vabbè, si legge al contrario. Vesto Pazzo. Un po' mi si addice questo nome del negozio. Non so perché. Chissà perché a Vesto Pazzo sono andati a acquistare questo regalo. Va bene, vediamo cosa c'è. Un sacchettino che contiene naturalmente quello che voglio farvi vedere. Che bel sacchettino! Guardate, l'azienda ci ha messo questo logo, il mondo, con il titolo, con il nome del negozio. Bello, carino, in tessuto. E vi faccio vedere il mio rifiuto. Cioè, stracontenta, non avete idea. È una collana. Vedete, ma vedete che bel rifiuto! Una collana bellissima. Ve la faccio vedere da vicino sperando metta fuoco. Mi sa di no, però credo che anche così si veda. Adesso provo ad indossarla, è naturalmente anche regolabile. Vediamo se non mi si incastra. Ecco qua, la mia nuova collana, il mio nuovo rifiuto. Adesso non si vede benissimo perché ho questa maglia, tra l'altro la maglia con i cuori. Però è molto carina. C'è un cuore pieno e un cuore vuoto e si mette all'interno quello pieno e dà l'effetto collana. Guardate, io adoro, adoro la bigiotteria. All'interno c'è anche un biglietto, una descrizione, una piccola spiegazione di quello che ho ricevuto e perché è un rifiuto? Adesso qui vi spiego, vi dico. Questa collana qui è stata creata riutilizzando l'alluminio. Questa è una collana di alluminio riciclato al 100%. Infatti è scritto pure sul biglietto: alluminio riciclato, fuso e modellato. Adesso voglio farvela vedere da vicino. Ma sapete qual è la cosa che... Non mi voglio avvicinare troppo perché, mannaggia, questi capelli. Sono anch'io da riciclare, non lo so, non lo so. Ma sapete qual è la cosa che mi è piaciuta di più di questo gioiello? È che i cuori, se voi notate, penso si veda, non sono perfetti. La loro forma non è perfetta perché è stato martellato. Tra l'altro, questo negozio particolare, credo, se ho capito bene, è di Salerno. Crea gioielli, comunque accessori in rame, in ottone riciclato, in argento, si occupa di vari riutilizzi. E quindi vi dicevo, un po' mi piace il fatto che questo cuore non sia perfetto, perché è arrivato nel canale giusto, è il canale dell'imperfezione, per chi già ha visto qualche video lo sa. Quindi è proprio adatto a me, alla mia imperfezione. E con questa filosofia un po' spicciola io vi lascio e vi auguro una buona giornata. Però mi è venuto un dubbio, ma perché mi hanno regalato un rifiuto? Forse pensano che io sia un bidone.